Pronto, mamma, devo registrare un video di Roblox. Cosa? Sai come avere avatar gratis? E vabbè, allora dimmelo così faccio un video su come avere avatar gratis. Dai, grazie mille. Ciao, mamma, ciao, ciao. Amici, non potete capire quello che è appena successo. Mia mamma sa come ottenere avatar e oggetti, outfit gratis su Roblox, quindi oggi ve lo dico. Però voi dovete fare due cose. La prima è quella di iscrivervi al canale, quindi tu iscriviti subito e poi lascia un bel mi piace. Intanto vi rifaccio vedere la mia lista amici, bella faccia, Gabby16bit, Jenny la youtuber e Mattiz, sì perché sono amico di tutti questi youtuber. Prima mappa, Roblox Creator Challenge. Questa di qui è la prima mappa. Cosa dovete fare? Beh, se rispondete correttamente alle domande che vi dicono e quindi completate le tre sfide, riceverete oggetti gratis. Facciamola subito. Oh mamma mia, mettiti alla prova e vinci le tue conoscenze. Ma quelle conoscenze che a malapena so come mi chiamo, piuttosto glielo devo dire a mia madre. Allora, una variabile è un segnaposto per informazioni, una serie di due o più passaggi ripetibili, vabbè. Penso la B, non era proprio giusto. Ok, fantastico. Tutto il codice per il progetto deve essere digitato. Ma che cavolo dice? Proviamo a mettere la terza tra le due linee tratteggiate verdi. Esatto, non ci credo, ma che fortuna. Poi una variabile, oh, già l'ho detto, la risposta è la A. Perfetto, poi il nome dello script usato per questa sfida. Hai finito la prima sfida e ottenuto il primo distintivo. Mancano altre due sfide. Il codice in uno script, vabbè, rispondiamo vero. Oh, è vero, ok, perfetto. Poi per testare il tuo codice, vediamo qui, magari può essere vero. No, non era proprio giusto. Quindi allora, questo di qua, perfetto. Poi qui magari possiamo fare questa di qua. Esatto, hai finito la seconda sfida. Attenzione ragazzi, perché qua stiamo quasi per ottenere outfit gratis. Per coordinare due corde insieme. Ma cosa cavolo stai dicendo? Boh, proviamo questa. Hai finito la terza sfida e ottenuto il terzo distintivo. Ragazzi, adesso abbiamo i premi. Confermo che è vero che ricevete oggetti gratis. Guardate gli occhiali, motherboard visor. No, vabbè, ma sono fighissimi. Mamma mia, cioè siamo tipo nel futuro con questi occhiali. Poi questo cappellino, classic PC hat. Cioè, è bellissimo, un cappellino così. Guardate, sembrate tipo degli ingegneri aerospaziali. E come terzo regalo abbiamo le ali di carta. Book Wings, sì, perché oh mamma mia, ma guardate che avatar mi sono costruito ragazzi, ma è un mostro, è un noob con la testa da computer e delle ali che gli sbucano di carta, cioè assurdo proprio. Quarto regalo, cassetta mix anni 90, ci siamo quasi diventati ricchi. Mettiamo un attimo in pausa il metodo per avere outfit e oggetti gratis e vediamo come avere avatar gratis. Sapete cosa sono gli avatar, no? Le skin, quindi sia che sei un noob, sia che hai tante skin e ne vuoi ancora di più o le vuoi proprio sbloccare tutte, seguimi attentamente. Vai su Roblox e scrivi catalogo avatar creators. Attraverso questa modalità tu puoi avere tutte le skin con tutte le combinazioni che desideri gratis. E ora so cosa stanno pensando molti di voi. Gio, ma con questa modalità posso solo utilizzarli qui gli avatar? In realtà no, perché c'è un piccolo trucchetto. Quindi cosa devi fare in ordine? Beh, prima cosa scegliere quello che vuoi indossare. Quindi in questo caso io sono un noob con i capelli al bacon, molto sexy, però se tu vuoi altri vestiti te li puoi mettere. Quindi per esempio, non lo so, andando qui puoi vedere il tipo di camminato, oppure caricatore di vestiti. Cerca un nome utente qui sotto per caricare i loro abiti. Addirittura puoi cercare le skin in base al nome utente. No vabbè, è pazzesco. Poi su abiti della comunità, oh mamma mia, più popolare, guarda un po' che cavolo abbiamo qui. Cioè queste sono robe veramente assurde. Puoi o indossarli oppure semplicemente visualizzarli e vedere come ti stanno. Cioè ragazzi, io con un abito così non ci dormo la notte, ve lo dico tranquillamente. Dopodiché, come facciamo una volta che ci carica l'avatar ad averlo gratis? Vai nella chat e scrivi slash please donate, che sarebbe slash please donate. Premi invio. A questo punto ti chiederà, ecco, teleporting you to please donate. Ti sta teletrasportando nella mappa please donate. E appena arrivi in questa mappa sarai esattamente con l'avatar che hai selezionato. Ora io in questo caso non ho selezionato niente, quindi ecco, come vedete sono sempre io con la mia bellissima skin noob con i capelli al bacon. Però se tu metti caso selezioni una skin horror, quella che abbiamo visto prima, e ti teletrasporti
giochi su Please Donate, sarai in questa mappa, in questa modalità, con la skin che hai selezionato. E questo glitch o trucchetto lo puoi fare con tutti gli avatar che esistono su Roblox. Adesso continuiamo con i metodi per avere oggetti gratis. Seconda mappa per avere outfit e oggetti gratis senza spendere un Robux: sfida Roblox creatore. Guardate qui, è tipo questa con la navicella e ci darà ricompense veramente molto più fighe rispetto alla prima mappa. Infatti potremmo avere un pet alieno bellissimo, strafigo, un'armatura galattica, un elmetto da minatore, cioè tipo quelli che usavano veramente in miniera nei primi del Novecento. Andiamo subito a giocarla. Tu lascia like e commenta scrivendo grazie Joe, sei gentilissimo. Ed eccoci qui, Rise a Speeder Here. Ok, non so cosa cavolo si debba fare. Partenza gara. Beh, presumo che dobbiamo andare qua. Dobbiamo intanto guardate, guardate la mia skin. Oh mamma, ho messo le ricompense della mappa precedente. Bip bip, sono robot X97 attivata modalità autodistruzione. No, non ti autodistruggere, disattiva, disattiva. Ok, ragazzi, disattivate. Intanto guardate che backpack che c'ho, che figo, cioè proprio tunz tunz para para tunz. Clicca per interagire. Gara, ROM gratis. Non lo so, penso gara. Ok, scegliamoci una navicella, stazione velocità, raga, questa di qua, regina del drago. Qua come vedete c'è proprio scritto vinci premi, quindi noi andiamo qui sopra, clicca per interagire e dovremo rispondere sempre a delle domande. Lezioni principali: scendi da terra. Boh, per spostare un oggetto in una direzione specifica dovresti usare i tasti della tastiera, usare le frecce, penso la prima. Non lo so, non era proprio giusto, grazie mille, gentilissimo. La pubblicazione salva il tuo lavoro online, quindi puoi accedervi da qualsiasi computer. Beh, penso vero. Ok, quale password qui sotto può proteggere meglio un account? Penso la prima, infatti, ok. Per spostare un oggetto dovremmo, non lo so, usare questo qui. Oh, perfetto, quindi prima sfida completata e ho ricevuto il primo premio. Adesso facciamo la seconda. Hai finito la seconda sfida e guadagnato il tuo secondo premio. Mi manca l'ultima lezione, grazie mamma che mi ha insegnato come avere tutti questi premi gratis. Ok, risposta corretta, poi risposta definitiva corretta. Per mettere gli altri deve essere postato su, penso, pubblico. Ok, finita anche la terza. Adesso andiamo a vedere tutti i premi che abbiamo ricevuto. Guardate che figo, Rover the Astro Pup. Ma è tipo un pet veramente alieno, è un gattino, un alieno, non lo so. Poi l'elmetto da minatore, cioè questo qua è veramente real di quello dei primi del Novecento. E poi Supernova Paul Drones, cioè questo qui è un drone assurdo che però ovviamente non lo carica perché il mio Roblox è fantastico. E infine abbiamo la terza mappa, quella con i dinosauri, che ci darà dei vantaggi, delle ricompense gratis assurde. Chi ama i dinosauri scrivimelo nei commenti e lascia like al video. Se riusciamo a completare questa mappa avremo delle ali da dinosauro, una testa da dinosauro ed uno zainetto da dinosauro. Ed eccoci qua, Roblox Creator Challenge. Quale sfida vuoi prendere? Numero 1, fuggi dal vulcano. Vabbè, durante il playtesting, cioè sono sempre domande di programmazione, vi rendete conto? Dovresti premere il pulsante stop per apportare modifica al tuo gioco. E non lo so, penso sia falso. Non era proprio giusto, in realtà era vero. Quale pulsante ti permette di testare il tuo gioco in Roblox Studio? Ma non ho mai programmato una mappa Roblox. Magari penso sia la C. Non era proprio giusto, fantastico. Allora, quindi qui è vero, giusto. Il primo, allora magari è sì, perfetto, corretto. Prima sfida completata, passiamo subito alla seconda, quindi sfida 2. Qui però sono un po' di più le sfide, raga. Cosa spegneresti per poter spostare un oggetto? Oh mamma mia, non lo so, penso terreno, giusto? No. Signori miei, ho finito, andiamoci a gustare le ricompense. E ci siamo, vediamo cosa abbiamo ricevuto. Attenzione, Jurassic World Backpack, quindi lo zainetto dei dinosauri. Jurassic World Cap, il cappellino dei dinosauri. E dovremmo aver ricevuto anche una terza ricompensa. Questa di quale? Jurassic World Headphones. In tutto in questo video abbiamo ottenuto 9 oggetti totalmente gratis. Figo, vero? Iscriviti al canale, lascia like e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!